Bentornati a Memeconomics, vi raccontiamo la settimana di attualità, di economia, di finanza e politica attraverso il linguaggio dei meme, meme che realizziamo noi e che anche recuperiamo dal web. E allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al supereroe, a Mario Draghi, almeno è così viene percepito dai più, che insomma comincia a indirizzare la propria politica di governo. In che modo? Beh, ve lo mostriamo con il nostro primo meme, il nostro amico che sorride perché dice finalmente Draghi nuovo presidente del Consiglio, ma poi non sorride più quando scopre che il primo provvedimento è un aumento di 107 euro al mese per i lavoratori statali, che sono quelli che hanno mantenuto il lavoro per tutta la durata dell'epidemia, e gli altri, insomma, strano che si concentrasse subito sugli statali, magari non sulle categorie meno con meno garanzie contrattuali. Ma questo è quanto, anzi le cose, se possibile, stanno peggiorando e probabilmente Draghi non è neanche così fortunato, perché insomma arriva il bel tempo, arrivano le giornate con il sole e le lunghe giornate con la luce, e chi arriva? Arriva il secondo meme che ci ricorda insomma finalmente possiamo, no, la zona rossa con Fiorello che allarga le braccia. Questo è un meme dei Jackal che salutiamo, con la tenuta rossa appunto dello showman che è stato tra i protagonisti dell'ultimo Sanremo. Ne approfittiamo della presenza di Sanremo perché alla fine sappiamo tutti chi ha vinto. Voi direte i Maneskin con la loro canzone Zitti ma buoni. No, perché se andiamo a vedere il prossimo meme scopriamo come il vero tormentone non sia Siamo fuori di testa ma diversi da loro, che è il ritornello dei Maneskin che abbiamo messo sull'autobus, ma è un treno che travolge tutto, il tormentone di Colapesce e De Martino. E quindi metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Non ve la canto perché sennò vi entra ancora più in testa e non voglio essere responsabile di una giornata lunga da parte vostra. Quindi insomma il vero tormentone è proprio questo qui. Però insomma chiudiamo la parentesi su Sanremo e torniamo sui mercati. Torniamo sui mercati perché che cosa succede? Succede quello che sta accadendo in realtà da diverse settimane, e cioè le cose si stanno ribaltando. E ce lo conferma Giovanni di Aldo Giovanni Giacomo, si sta ribaltando la situazione, il Dow Jones aggiorna i massimi storici, lo ha fatto durante la settimana, e il Nasdaq che cosa fa? Fa meno 2,4%, una situazione insolita anche se in queste ultime sedute è sostanzialmente all'ordine del giorno. Ma facciamo così, ve lo spieghiamo ancora meglio che cos'è sostanzialmente la rotazione settoriale che è in corso. Lo facciamo attraverso King Kong e Godzilla. Prima c'erano Nasdaq e DAX che in realtà continua a salire in queste ultime sedute, ma insomma erano loro a insomma sfidarsi a essere per capire quale fosse in sostanza l'indice più performante. Adesso arriva il Dow Jones che li mette in fuga. Ecco la rotazione settoriale spiegata bene. In realtà qui abbiamo semplificato molto, però insomma ci faceva sorridere, ci fa sorridere questo meme diventato virale tra King Kong e Godzilla, con il film tra poco in uscita. A proposito di scimmie e di gorilla, c'è un altro driver nella settimana, e cioè quello del mercato obbligazionario, in particolare il mercato obbligazionario che sale, cioè il rendimento dei titoli di Stato sale, ma sale anche l'azionario. Come mai? E in sostanza se lo domandano un po' tutti, anche il nostro amico Gorilla di Cioccolato. Ascolta ragazzo, non ho molto tempo, ecco perché l'azionario sale, nonostante i rendimenti salgano a loro volta. Niente da fare, neanche oggi sapremo che cosa c'è realmente dietro. Poi in realtà insomma sappiamo che il lavoro delle banche centrali è importante, anche la ripresa economica americana ha una parte importante in questa dinamica, così come importante è stata la conferenza stampa di Christine Lagarde ieri, e finalmente la BCE si è espressa in maniera chiara come i mercati si aspettavano. Infatti eccolo il prossimo meme: quando sei Christine Lagarde tutti che ti guardano, i mercati che ti guardano, quindi i loro occhi su di te, e finalmente dichiara ai mercati che l'aumento dei rendimenti potrebbe essere un problema. I mercati esultano, ieri insomma hanno accolto bene le parole di Christine Lagarde. Oggi in realtà cambiano un po' le cose, oggi è venerdì, noi registriamo venerdì Memeconomics, comunque sia il messaggio sostanzialmente è questo. L'altro tema importante è quello dei vaccini,
E su quello dei vaccini purtroppo le cose vanno a rilento, anzi ci sono determinate dinamiche, alcune situazioni che non erano assolutamente attese. Ad esempio su AstraZeneca, insomma, la somministrazione vaccini in Italia, se segnala un morto con 10 indagati, in più ce ne sono altri 3 sospetti da ricondurre ad AstraZeneca, c'è poco da ridere, ma ci permettiamo di dire che come farebbe Alessandro Borghese non è esattamente un buon inizio per essere appunto un paese che ha appena iniziato con la somministrazione di vaccini. E per chiudere, dato che citiamo un personaggio televisivo, in televisione recentemente è andato in onda nuovamente Titanic, un colossal che tantissimi oramai non dico che l'hanno visto, ma proprio lo conoscono a memoria. E a proposito di AstraZeneca, c'è un'altra battuta che sta diventando virale ed è questa: non c'è nessun AstraZeneca, vero? Dice Leonardo DiCaprio. E beh, Billy Zane risponde: oh sì che c'è, ma tu non ne trarrai alcun beneficio, scimmiottando un po' la battuta che in realtà prevede DiCaprio dire non c'è nessuna scialuppa di salvataggio, vero? E lui dice certo che c'è, ma tu non ne trarrai alcun beneficio perché sottinteso ci andrò solamente io. Sempre di Titanic, chiudiamo questa edizione di Meme Economy con l'ultimo. Sempre su Titanic, come detto, vi ricordate, questa è una scena importante, colui il quale spingeva dal punto di vista della pubblicità sui giornali del Titanic, ma questo Titanic non può affondare, chi lo ha progettato, l'ingegnere dice è fatto di ferro, signore, e le assicuro che può affondare e affonderà. Qui facciamo una battuta in riferimento allo scorso governo. Questo governo non può affondare, è sostenuto da Italia Viva, signore, da Matteo Renzi, le assicuro che può affondare e affonderà, infatti è affondato. Con il Giuseppe Conte bis che ha dato poi spazio, ha lasciato spazio a Mario Draghi e al suo governo. Questo è Meme Economics, speriamo di avervi strappato un sorriso. L'appuntamento è per settimana prossima, rimanete con noi sulle fonti TV.